Quindi per forza di cose devi andare su PlayStation Store e fidati, vai su PlayStation Store e scrivi Peggle. No, ci sono su Pego. Ah no, e allora direttamente da Peggle puoi comprare i personaggi, ma non costano tanto, è 5 euro l'uno probabilmente. Anche io non ho capito cos'è Peggle, cioè non. Aspetta, mi fai vedere cos'è questa merda? Io comunque se stai male, allora gioca, fammi vedere un attimino. Ma perché c'è un cazzo che sputa le palline? Ma che Sei un poco stupidino. No, non giocare. Oddio, Dario, ti prego, non giocare. Sembra veramente che. Beh, Dio, effettivamente. Torna indietro. Che sì, ma cazzo? questa roba, ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma mo te lo faccio vedere, mo che ci facciamo il duello. Mua, bacetto sulla cappella. Tu poggi Peggle alle 2:42, è la manna. Tu le tue grosse palle pelose le poggi sulla scrivania e stai lì che fai. Ah. Giammo, Giammo, te devi farti vedere subito, cioè. Jimmy Lamp, il folle potere multipala di Jimmy genera palle extra per placare la tua fame di tondini. Giammo, ti prego, cioè fai qualcosa al più presto per te stesso. Ti ho invitato comunque. No, non è vero. Ok, mi Sì. hai invitato adesso. Bravo. Tu stai per entrare in un mondo dove tu. Cioè, tu hai pressioni nella vita, sicuramente. Hai tanti problemi. Cioè, le spalle pesanti. Peggle li risolve tutti. Fai start, clown. Che parte il duello. Bravo, muovi con X tiri. Qui il verde è il potere del personaggio. Il verde è il potere del personaggio, quindi conviene sempre prendere il verde all'inizio. Mo' Sì. ti lascio il verde perché non voglio essere cattivo. Ah, ovviamente ci stanno una marea tipo di tiri strani, tipo il tiro lungo che fai rosso rosso across the map e allora ti dà un potere, ti dà una cosa di più. Va bene. Porco Dio, la vodka. Prendi il verde, pezzo di merda! Te l'ho lasciata apposta! Lascia fare, guarda. Ma tu li vedi i colori, Moccia? No, Come assoluto. no? Cioè, tu non sai riconoscere il blu e il rosso? Sì, il blu e il rosso lo vedo, ma il verde no. Ok, Qual è? tra questi due blu. No, è esatto, quello là. Questo? Sì. Mamma mia, mi tocca pure, porca Questo? miseria. Vogliamo diventare una persona famosa un po' più interessante, intrigante, senza sti problemi. Guarda che il tuo potere è un potere della Madonna, il potere del cavallo. Tu non hai capito. Questo ti farà impazzire, sarà una cosa clamorosa. Boom! Grande potere che ti fa vedere dove va il tiro. Ah, bello. Hai capito? Ma questo è un tiro proprio di merda. Ma c'è un culo clamoroso. Eccolo. Allora, c'è la e poi c'è la festa con troie. La festa con troie è praticamente quando tipo prendi tutti i rossi della mappa. Se prendi tutti i rossi della mappa, fai festa con puttane. Fai pure un lungo sul viola. Lo vedi il viola? Lo riesci a vedere? Però vedi, questa è festa con troie. Infatti, vedi che sotto ci stanno tutti i punteggi. E te prendi il punteggio in più rispetto a quello che hai fatto. Bellissimo gioco. Madonna, ti giuro, cioè. Cyrus. Sembri. Cioè, ma che giochi hai giocato nella vita? Tanto abbiamo giocato gli stessi giochi. Allora, mo. Ragiona, ragiona. Sì, Lo ci vedi? sono. C'è la possibilità di fare un bel lungo da rosso a rosso. Però se non mi vuoi ascoltare, allora quitto la live. Perché guarda, Lo se tu so, ma non mi tiravi qua, fido. facevi un bel lungo. Bam! Lungo rosso Ah, per rosso. Te prendevi quello. 10.000 punti de bonus, de stile. E più che, capito, ti prendevi altri punti de blu e rossi. Anzi, se tu te. Se mo te rubi pure l'altro verde, è un'inculata. Però sei un Vediamo. daltonico del cazzo e quindi il verde non lo vedi. Però lo vedi, è palese che lo vedi. Guarda, lo stai puntando. Ho sbagliato. Va bene, Mo' c'ha il cavallo su sta mappa è buono. Usa i lunghi. Perché sto tiro di merda quando puoi fare i lunghi? Mo' tipo fai un lungo. Esatto, tipo da quel rosso. Sì, ma meraviglioso. Guarda. Boom, 10.000 punti stile te sei preso. Qui l'hai sbancata. Oh mio Dio.
No, ovviamente. Capito, stavo per fare festa con boliviane, porco Dio. Quello volevo fare io. Hai vinto. È come spiegare a Mirko Alessandrini come non essere bannato su Twitch. Mi sembra esagerato adesso, sinistra. Fammi ragionare. Ok, c'hai il verde a sinistra. Io ti devo lo vedo. Davide, la smetti, per favore. Luca, Dato, Giallo, bentornati, Wingsu, grazie di aver giftato, Cristian, Michele, Blastomi, bentornati, Mercuzione, grazie di aver giftato. Avendo più moltiplicatori è molto più possibile, facile che tu faccia bei punti in endgame. Certo. Ah, però questo è un bel tiro, questo ti fa male, sì. Questo è un tiro... Niente. Se tocca per Viola era clamoroso. Potevi pigliare il cesto qua addirittura. Tipo, guarda il potere della mia troia. Questa è la puttana, io la chiamo, che è il fantasmino. Praticamente mi permette tipo di colpire solo i rossi e fa diventare tutto trasparente. Tremendo. E in più i blu mi danno punti. Tremendo. Porco Dio, io ho rotto il culo. Potere super centrale. Guarda che ha comunque preso un rosso e due viola. Allora, aspetta un attimo, perché è una situazione interessante. Tu potresti vincere, però devi fare festa con boliviane. No, aspetta, porco Dio. Vedi che c'hai due rossi? Devi tirare per festa. Tu dovresti provare a prendere con un rosso l'altro rosso. Perché se ce la fai, fai festa con... Ma non so calcolare in base, è impossibile. Come dite di giocare Peggol con un porco Dio di daltonico, mannaggia alla Madonna. Ma lo vedo il rosso, però non so come cazzo si fa, Ma li devi calcolare un minimo. Tiè, guarda elegante. 50.000 festa con puttane schifose. Guarda, mo ti faccio vedere il potere del criceto. Vai pazzo. Non riesci a pensare più a niente. Tira sul verde. Ah, ok. Ah sì, perché lui è goloso di tondini. E fa il multipalla. E il criceto c'ha il potere che ti smoltiplica la palla all'infinito, esatto. Okay. Tipo, considera che tipo dai 10.000 punti in poi il tiro è sempre buono. Questo è un buon tiro, ad esempio. Perché mi prende i moltiplicatori buoni. Infatti è il tiro mio. Oh, mamma mia. No, ho perso. Perché? Aspetta, prima di tirare, perché ho perso? Perché non hai preso tutte le farfalle, ora piglio il rosso e faccio fever. Perché t'ho lasciato la festa con boliviane. Quindi tu con la festa con boliviane ti prendi intanto 50.000 punti in più. No, dai. Ma di che sei riuscito a perdere? Sono riuscito a perdere. Perché hai perso? Perché ho preso 5.000. Perché hai preso 5.000, con 25.000 perdevi lo stesso in realtà. Madonna, le stai a buscare, Dari, Io non so cosa sia questo gioco. È un gioco di palle rimbalzose, ma che te devi aspettare? Voglia, okay, tipo no, questo è ricercato però, Un po' troppo ricercato. No, perché non ci arrivavi mai. Tipo a quelli centrali, magari. Così. Poi magari, no, non è lungo. Però ci avrei provato. Poi prendere verde non è male. Non ho preso nemmeno il verde, non l'ho preso. Ok, questo è un gran tiro di merda, onestamente. Qui, prendere il verde non è male col cavallo. Guarda che chiappetta destra che c'ha. Porco Dio, c'ha fatto il coso, l'abbonamento al coso. Grazie, cara Peppe. Ci mancherebbe altro. Mamma mia, che tiri di merda! Allora, Dario, questa è una bombolozza, perché tu hai un'ultima super guida. No, ce n'è tante. Oh, bravo. Perfetto. Festa con puttane schifose. E se vai nel 50.000 vinci pure. Ci sono da... No, 25. Però potresti... Più 10.000 vinci. 34 più... No, arrivi a 80.000. Ho capito. Cosa c'è da capire? Non riesco a capire imbarzi, Colin McCree. Poi usi il Lul, quindi sei di base deficiente. Ma vai a cagare! Vabbè, di base, chi usa il Lul... Ma sta a piagne con le motte del Better TTV, sta a piagne! Vabbè, perché non sai installare il programma, ma in realtà sono più fighe. Beh, il Lul è del Better TTV o no? No, zero, il Lul è di base di Twitch. Ah, il Lul è un grosso uomo che guarda all'insù. Allora mi sono sbagliato io, guardando.
Vabbè, però è rulla, dai. Ehi. Stai a di stronzo a tutta la chat d'ex così, praticamente. A voglia. Aspetta. No, non è il Kek W, è il Dull, sì. Aspetta. Ma, porco Dio, ma guarda che tiro hai fatto. Ma che sto a vedere. Ok. Top. 124.000. 129, dai. Ma ha vinto. Ma... 7.20 blur. Quindi esatto, da sotto a rimbalzare così, un po' più a destra, ma... Poi c'ha un buco del culo spianato in faccia, quindi figuriamoci, raga. Ah, gli rimbalza pure. Olè, figuriamoci, non sapevamo manca niente, eh. Quindi in realtà il mio personaggio non fa pochi punti. No, poi ma è devastante. Una di queste affermazioni dette da Tumblr è falsa. Opzione 1. Taylor Odario moccia senza però occhiali. Però potresti fare festa estrema, te. Con opzione un tiro 2. Fatto bene Taylor potresti fare. Quello la gonfio la ci palla si trova, ma è un casino. Opzione 3. Ragazzi, o ma il un cazzo culo che del... in confronto a quello di vostro padre è la proboscide di un elefante. Ma il culo in faccia. Ecco qua. Pronti, dai. Mamma, mi ha quadruplicato i punti. Oddio, che personaggio è quello? Questo è Gnorman. Gnorman il palestrato. Okay. È il personaggio più broken del gioco. Lo vedi, vedi quel lungo, lo vedi. Lo vedi, ragione è lungo. Sì, lo vedi, lo vedi, lo vedi. Sì, lo vedi, sei bello, sei sexy. Lo vedi. Bravo. Sì. Bello. 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 Li comprende, piano piano capisce la fisica di Pagella. Io non ho capito ancora qual è il potere del castoro, però. Il potere del castoro moltiplica le palle, ah, quindi se tocchi il verde, tipo, ti diventano, ti escono fuori tre palle. Ciao. Dall'una che c'è. Ok, se tocca il viola ho vinto. Ok, ho vinto. Buono. Se il cesto, la fava, cioè. Cesto, viola e verde. Però vabbè, perché tu c'hai un verde e sinistra, lo vedi? Potresti provare una fortuna. Tentare una fortuna. Ok, tre pallette. Porco Dio, mi ha rotto. Insomma, no. No. Quindi okay. Io teoricamente adesso tirando qui, facendo, provando un lungo, anche se tocco tipo questa, questa pallina, è come se tocco quella rossa. Ok. Faccio. Proviamo. No, sì, ciao. Vabbè, ma è fortissimo. Il problema di Peggle 2 rispetto a Peggle 1 è che c'ha dei personaggi un po' broken. Cioè, ma poi mai una volta che passi a un gioco mio, cioè questi sono solo giochi tuoi. Cioè, cioè, non, cioè... Io non ho idea dei tuoi giochi. Dimmene un po', dimmene un po'. A me piacciono i JRPG, ma non sono giochi da fare insieme, chiaramente. Mi piacciono i platform, tantissimo. Mi piacciono i Metroidvania, tantissimo. Però sono tutti giochi che non sono da multiplayer. Zero. Multiplayer. Cucino pasta scampi per la gang con i miei fre. Tanto mister sai che mangerà per tre o godè. Questa pussy fuma cuba.